questa protesta è stata fatta perché ci siamo visti calpestare i diritti economici, professionali e normativi. Erano i sindacati che ci avrebbero dovuto tutelare, non l'hanno fatto, e questa forma di protesta, che ci tengo a precisare non è uno sciopero, è nata appunto dal basso, quindi dai lavoratori. Perché è stata fatta? Allora, in che modo viene fatta? Scoprendo lo straordinario, nel senso che un'azienda che ha un organico sufficiente, con lo straordinario scoperto, non dovrebbe avere nessun tipo di problema. Invece, scoprendo lo straordinario, che è un diritto del lavoratore, ci rendiamo conto come in realtà l'azienda non riesce a sostenere il servizio che invece deve avere. Noi abbiamo una carenza di personale viaggiante impressionante, abbiamo 4 amministrativi per ogni autista, e allo stesso modo abbiamo un esubero sorprendente invece negli uffici, appunto 4 amministrativi per ogni autista. Non assumono, per cui noi abbiamo gli interinali che vengono a lavorare da noi l'estate per permetterci di avere solo 10 giorni di ferie decisi dall'azienda. Negli ultimi anni purtroppo ci sono stati degli aumenti di carichi di lavoro ingiustificati, anche se l'orario è rimasto lo stesso. Perché? Perché c'è un problema generale, il problema è alla fonte. L'azienda deve presentare un monte chilometri ogni anno come contratto di servizio con il comune, e siccome negli ultimi anni non sono stati assunti gli autisti che andavano a sostituire tutto il personale che andava in pensione, negli ultimi anni abbiamo avuto 800 impiegati solo andati a infarcire un comparto che non serviva, mettendo in difficoltà il comparto produttivo. E quindi, quando ti mancano gli autisti, tu aumenti i carichi di lavoro mettendo più corsi dentro un turno. C'è gente che ha 50, 60, 70 giorni di ferie pregresse, mentre tanta gente che è affiliata a tanti sindacati non le ha tutti questi giorni. Raggiunto il Campidoglio, gli autisti ATAC autonomi si sono posizionati in piazza esibendo striscioni e intonando cori rivolti contro i rappresentanti di FILT CGL, UIL e FIT CISL. Non si devono dividere i problemi da quel gruppo a quest'altro gruppo, siamo tutti lavoratori della stessa azienda con gli stessi problemi. Intanto una delegazione di rappresentanti delle sigle sindacali ha incontrato il sindaco Marino e l'assessore alla mobilità Guido Improta, presentando una serie di proposte per rilanciare l'azienda ATAC. Tra queste, revisione del trattamento economico dei dirigenti e tetto ai maxi stipendi, sospensione della spending review, allontanare i dirigenti che hanno fallito nel risanamento dell'azienda e revisione del modello industriale di ATAC.